Salve a tutti ragazzi e bentornati da Mike Shosha. Riprendiamo a giocare con The Order 1886. Anche se in teoria si dovrebbe dire The Order 8086. Vabbè, ma non è un problema. Vediamo qui un bel... Ispezionavo, ma come parlo? Eguaglianza e libertà. Vabbè, in ogni caso ragazzi, siamo ancora a Whitechapel. Abbiamo scoperto, abbiamo capito alle nostre spese che non siamo particolarmente ben visti in questa zona di Londra. Tra l'altro, abbiamo fatto la conoscenza dei ribelli, ovvero i corvi di Londra. Ci hanno praticamente accerchiato, fatto un trappolone da cui a stento siamo riusciti a sopravvivere. Per adesso siamo qui pronti per affrontare la seconda parte di questa missione. Vedremo un po' adesso come andrà, perché... Ops. Percival, mi ricevi? Risparmi al fiato, monsieur. Gli edifici bloccano il segnale. Maledetto progresso. Dammi il monocolo. Vedo l'obiettivo. L'ospedale è 2 miglia a ovest. Ok, vedi i nostri compagni? Non ancora. No, li dobbiamo cercare in alto o in basso? Comunque, ragazzi, bellissima Londra. Forse è qua. Sì, ho visto il folgore, ecco. Là. Devono essere loro. Ci uniamo alla soirée? Invitiamo qualche amico, ok? Comando aereo, qui Galahad. A chiunque si trovi nella zona di Whitechapel. Comando aereo, qui Galahad. Sicuro, monsieur. Mi ricevete? Non possiamo stare qui. Il Lord Cancelliere sarà contrariato. Lafayette non ama la corte marziale. Ci penseremo più tardi. Sir Galahad, qui Sentinella 5. Siamo 3 leghe a nord-est di Whitechapel. Attendiamo direttive. Sentinella 5, qui Galahad. Chiedo supporto aereo in volo d'attesa. Ricevuto, Sir Galahad. Inviamo segnali blu e rossi a intervalli di un secondo. Richiediamo conferma visiva per impostare la traiettoria. L'aeronave... Boh, questa, buffo. Ok, dobbiamo dargli il segnale. Premi il pulsante touchpad. Ah, col touchpad. Ah, lo devo tenere premuto, ragazzi. Pensavo che dovevo fare, insomma, la striscia. Sir Galahad, qui Sentinella 5. Abbiamo conferma visiva della vostra posizione. Nuova rotta 224 gradi. Tra 8 minuti in volo d'attesa sopra Whitechapel. Basta che non bombardate, ragazzi. A meno che non si calano. Ok, Sentinella 5. Attendete ordini in posizione. Andiamo. Aia. L'olezzo della pestilenza. I bassi fondi di Parigi profumeranno di viole. La merda puzza di merda. In tutto il mondo. È vero, cambiamo joystick però. Ok ragazzi, sono tornato. Ho cambiato il pad che si era scaricato, scusate. Comunque dai, abbiamo scoperto che la merda puzza di merda. In tutti i paesi. Beh. Oh. Dai, Lafayette. Lafayette! Nessun problema, monsieur. Sto bene. Ah, ok, pensavo che ti dovevamo dare una mano. Vabbè, abbiamo individuato i nostri amici dall'altra parte di Whitechapel. Apparentemente in... Ah, il Sackboy di Little Big Planet. Vabbè, in realtà, ragazzi, questo era un easter egg sputtanato al massimo su internet. L'avrete visto 250.000 volte. Però è figa sta cosa di poter ispezionare. Non so se sono questi collezionabili di cui si parla nel gioco, perché noi stiamo sostanzialmente anche esplorando. Diciamo che rispetto alle altre serie me la sto prendendo, tra virgolette, anche un po' comoda, cercando anche di... Non sarebbe meglio se andassimo a caccia di mezzo sangue? Pazienza, Marchese. Ah, questa parola. Pazienza, sempre pazienza. Che vuoi? Che qui si sentono rumori di spari. Ragazzi, penso che sia chiaro, l'avrete capito tutti, che questa è una puntata ad asso, vedete, ad alto tasso di caffeina. L'ho appena presa. Anzi, in realtà devo ancora finirlo. Tra una cazzina e l'altra me lo bevo. Lascia stare, Jimmy, vai! Li abbiamo accerchiati. Li abbiamo messi all'angolo. Proteggo io le retrovie. Signor sì. Avanti, andate! Forza! E adesso sono cozzi. Muoversi, a mare. Forza! Ok, tocca a noi. Ragazzi, lo prenderemo di soppiatto.
per coglierlo di sorpresa. Bam. Il destro più forte del West. Ah, però ci hanno preso, ragazzi. Ci hanno beccato. Vabbè, ci hanno beccato, voglio dire. Adesso gli faremo fare una fine orribile. Headshot, boom, subito così. Però la Fayette, levati dalle balle, la Fayette. Stanno sparando. Ci copri la visuale. A parte, ragazzi, con tutto il fumo delle pistole non... levati! Ma guarda sto maledetto mangiaranocchie. Mangiaranocchia. Sarebbero tifosi... eh sì, sarebbero contenti i tifosi dell'Inter. Però... dai! Monsieur, al gendarme si è fermato. Ho capito. C'è un gendarme lì. Morirai. Agente, resta al riparo. Sì, signore. Mi hanno inchiodato dal basso. Ah, dal basso. Quindi è lui il gendarme o no? Non è questo qua. Merda. C'è un tizio che... ah, allora sta in basso, ragazzi. Ok, ok. Allora noi sparavamo al tizio che dovevamo aiutare. Spettacolare sta cosa. Devo ricaricare. Va bene, Geronimo Stilton. No, ho sbagliato. Oddio, che erroraccio che ho fatto. Hey. Vi siete fermati per un bicchiere? Abbiamo trovato resistenza. I ribelli sono meglio armati del previsto. Sono incisioni familiari. È uno dei nostri. Da dove viene? Faccio strada. Oh, attenzione, ragazzi. Le armi dell'ordine ai ribelli. Pazzesco. Mon Dieu, qui c'è un arsenale degno di un piccolo esercito. Queste armi sono state prodotte per l'ordine. I Grain ha trovato anche un fucile folgore. Non sapevo degli ammanchi nell'inventario. Non ci sono. Vieni, mi serve una mano. Vediamo che c'è dentro. Cosa c'è? SXM86, fucile termite. Sono stati inaugurati poche settimane fa. Ma è abbastanza strana sta cosa, ragazzi, perché le armi all'ordine le fornisce Tesla, o almeno le inventa. E qui è tutto non documentato. Questo non è stato assegnato. Come hanno fatto i ribelli a procurarseli? Mi occuperò personalmente di scoprirlo. Chiedo scusa, signore. È richiesto di sopra. Su, andiamo. Credo che a Mademoiselle serva aiuto. I Grain, siamo in posizione! Oh, come l'ha bruciacchiato! Muoversi! Perché ci avete messo tanto? E fate parlare. Fucile termite! Ricevuto! Ok, poi? No, aspettate, non sto capendo. Porca vacca, che cacchio di arma abbiamo? Dobbiamo prima sparare la nube e poi il fulmine. Porco Giuda, assurdo. A parte, avete visto che effetti fantastici? Cioè, raga, graficamente questo gioco è da paura. Cioè, guardate, l'incendiamo e poi boom. Obiettivo a terra. Tipo gas e poi fuoco. Incredibile questo fucile. Dai, carichiamo il tutto. Cioè, guardate come li friggiamo.
Sempre morto. Ah, però se già va a fuoco possiamo anche aumentare la fiamma. Wow. Non so Dio. Là, quella porta, passiamo da lì. Ispettore, no! Aspetta, ispettore Gadget. Dobbiamo aiutarlo. Copritemi. Hey, Grain, serve fuoco ad una persona. Ok, ragazzi, azione totale. No, guardate che effetti spettacolari. Ragazzi, comunque gli si può dire tutto a sto gioco, tranne che dal punto di vista tecnico non è all'avanguardia. No, non possiamo entrare, dobbiamo... Ah, dobbiamo aiutarlo noi. Ok, scusate, non avevo capito. Per le braccia? Piano, monsieur. L'ho preso. Volate finché sono scoperto. Sì. Portiamolo via. L'hanno chiamato in siamo troppo esposti. Ah no, non devo sparare solo... Ma ancora? Con ste bombette in testa ve le faccio saltare tutte. Monsieur, mancano ancora pochi metri. Oh mia, il king degli headshot, ragazzi, un vero bro. Via libera. Vieni, avanzare. Aiutami con la libreria. È andata bene. Ah, ecco che fa quella vialetta. Galahad, trova una via d'uscita. Ci sto provando. È molto grave. Un polmone perforato e un altro colpo allo stomaco. Beh, scusa, dagli la fialetta quella lì, no? Calma, riposa, figliolo. Vabbè, ragazzi. Tutto bene. Sta succedendo qualsiasi cosa. Il fucile termite è qualcosa di devastante. Qui i c'è una mappa. Ribelli serrano le fila. Sì, probabilmente sono i luoghi d'assalto dei ribelli. Vediamo un po' qui dietro. Eh sì, penso di sì, non lo so. Abbiamo... Comunque, è paradossale il fatto che le armi dell'ordine siano in mano dei ribelli. A quanto pare erano tutte cose che non erano registrate. O comunque non risulta niente all'ordine. Sta cosa è abbastanza strana. Ribelli a 30 metri dalla nostra posizione. Sì, mentre passa l'ambulanza. Tra l'altro è indicativo il fatto che comunque i Lygans si vengano qui a rifugiare nelle zone ribelli. State tutti indietro. Cosa sta succedendo? Innesco. Vai, innesco. Spettacolo, spettacolo. Può muoversi? Non ha più importanza, monsieur. Risparmia le preghiere. Nessun dio l'aiuterà. Forza, andiamo. Beh, Galahad è un vero duro. I miei ossequi, monsieur. Penso che, nonostante il gioco doppiato in italiano sia egregio, ma in lingua originale deve essere da paura. Vabbè, verso l'ospedale d'oltre. Quei farabutti dei ribelli ci stanno aspettando. Oh, Percival, prenditi il tempo. Infatti, eccoli qui. Avete visto il segno del corpo? Non fatevi avvicinare! Ribelli a terra! Si lotta qui, eh? E io ho il mio fucile termite con me! Volendo potrei anche, vedete, caricare un po' di più e boh! È spettacolare, guardate come frigge sto tizio. Spero che sia morto perché no. Devo ricaricare. Posso anche sparare direttamente il... Vabbè, ho infinite facciamo possibilità. Stiamo perdendo tempo. Oh, ma che è? Tutte le ambulanze adesso devono passare. Vabbè, stiamo perdendo tempo e noi lo perderemo ancora di più perché voglio passare qui sopra. Andare a vedere che c'è. Siamo feriti però, eh. Vedete il sangue sulle vesti del nostro Galahad. È persistente. Non so se passa dopo un po'. Non mi pare perché c'è questa macchia di sangue da un bel po'. Qua c'era proprio un cecchino. È la postazione classica. C'è anche un letto. Chapman. Scatman. No, questo è un vicolo cieco. Peccato ragazzi non giocare un po' di più, tra virgolette.
perché queste armi sono veramente fantastiche. Ripeto, secondo me, non so se traspare dai video di YouTube, ma c'è un ottimo feedback. Non do Dio, chi ha fatto questa città? Solo vicoli ciechi. Bella scorciatoia, perfetto. E adesso? La faiette, il monocolo. Mi servono altre munizioni. Ti copro io. Si nascondono dietro le colonne. Dobbiamo avanzare ora. C'è un punto debole sui binari. Se salissi lassù potrei far crollare la struttura. I Grey, Lafayette, voi copritemi le spalle. Attenzione. Percival, con me. Fermite! Oh cavolo. Oh cavolo ragazzi, anche lui ha il fermite. No, cavolo. No, non so se gli ho sparato al suo. No, si sparo. Ah no, ci arriva. Però do fuoco anche al mio gas. Quindi stiamo attenti ragazzi, forse dovremmo farlo fuori con una pistola. Spostiamoci. Il termite è devastante, ma forse è un po' lento. Vai, è morto. Quel tizio poi perché aveva tipo un elmo da cavaliere, boh. Comunque ragazzi, dai. Dobbiamo far saltare qui la struttura della ferrovia. Dobbiamo però aiutare Percival. Cioè, una cosa ragazzi è indubbia. Cioè, i ribelli comunque combattono contro il progresso che è in atto a Londra e nella Britannia stessa. Noi, essendo l'ordine dei cavalieri di Sua Maestà, in teoria, cioè, siamo per il progresso. Quindi facciamo il male. Questa è una teoria mia, però facciamo il male al popolo. Abbatti il ponte con la termite. Non lo so, sto di cazzate, può essere. Dobbiamo abbattere il ponte, ma io... mi sembrava che il ponte fosse questo. Cioè quello che ha messo lui era quello lì. Boh. Quindi boh, non lo so. Come al solito ragazzi, ci ritroviamo. Termite è il mio. Batti il ponte con la termite. Ho capito. Con la dinamite. Ah, dobbiamo andare qui. I Grey, Lafayette, preparatevi. Stiamo per aprirci un passaggio. Vabbè, insomma, dicevo ragazzi, la termite ragazzi è piazzata. Attenzione là sotto. Però allontanati, perché la fai saltare da così vicino? Vabbè, pronti e incazzati più di prima per andare avanti. Comunque Galad, ragazzi, è un personaggio che mi piace tantissimo. Forza, avanziamo! Forza ragazzi, verso l'infinito ed oltre. Esaminiamo questa casa. Dicevo, ci ritroviamo un po' a giocare nostro malgrado con delle fazioni che magari non è che abbiano del tutto ragione, eh? Avanti Britannia, ma dov'è la regina? E infatti, dov'è la regina? Il fantoccio è stato impiccato in piazza dal popolo e dai ribelli. Boh, staremo a vedere. Stiamo avanzando verso il bersaglio. Trova il modo di raggiungerci. Ricevuto. Ricevuto, capo. Non capisco perché Galad cammina tipo curvo. Penso che sia, o spero che sia, tipo il fucilozzo che portiamo sulle spalle. Anche perché non credo che sia per forza leggero. Qua c'è gente. Però vedete, non possiamo prendere niente. È quasi del tutto, diciamo, non possiamo interagire con le cose che incontriamo. Forza. Ehi, dov'è l'ufficiale in comando? Laggiù. Forza. Sergente. Signore, ma i cavalieri di Sua Maestà... Il perimetro non è in sicurezza. Abbiamo sentito qualcosa là. È più prudente stare qui. Al diavolo la prudenza. Sentito? Dov'è il resto dei ribelli? Esattamente. C'è un silenzio di tomba. Qualcosa non quadra. Galad, hai... Li ho visti. Visto cosa? Mezzo sangue.
Stanno convergendo dall'ospedale. Dobbiamo disperderli, in fretta. Contattali. Sentinella 5, sono Galahad. Mi ricevete? Sir Galahad qui, Sentinella 5. In attesa. Sentinella 5, richiedo il dispiegamento immediato di un sonar. Dispiegamento Galton confermato. Chiedo segnalazione visiva per individuare target. Diamine, una ricetrasmittente? Ecco, monsieur. Il mio comunicatore. Si rende utile, dopo tutto. Aggancio segnale. Rilascio ancora. Attivazione Galton tra 5, 4, 3, 2. In arrivo! Spegnete i dispositivi! È la nostra chance. Via! Scoprite da dove arrivano questi mostri! Vi copro da dietro! Monsieur, ti servirà questa. Occhi aperti, mes amis. Come sempre, Marchese. Speriamo funzionino. Vabbè ragazzi, io direi che ci possiamo salutare qui per questa puntata. Siamo pronti per intrufolarci all'interno dell'ospedale che sembra pieno di Ligands. Quindi la prossima puntata sarà incredibilmente pregna di azione, almeno questo è quello che spero. Voi nei commenti fatemi sapere che ne pensate. Riprenderemo proprio da qui. Eh sì, dai, inizia un nuovo capitolo. Dobbiamo essere pronti. Quindi a tutto. Iniziamo dalla prossima puntata questo nuovo capitolo. Un saluto a tutti da Max Shosha. Lasciate tanti commenti, lasciate tanti mi piace. Un saluto a tutti, alla prossima. Ciao ragazzi. Ciao. E lo scopriamo nella prossima puntata, ha detto. No.